Yeah, everybody! Sei pronto? Carico. Carico a mille, dai. Ultima sessione top del 2023. Cerchiamo di portarla a casa, Veccio. Sì, 2023, però. Sì, 2023. No, dai, è stato un anno tosto comunque, eh. Ci siamo divertiti, però. È stato un anno impegnativo, sì. Dove ci ha visto sicuramente maturare su alcune cose. Beh, si è migliorati tanto, sì, assolutamente. E lo dimostra il fatto che abbiamo tirato fuori un bel po' di video quest'anno, eh. Mai come quest'anno... Abbiamo spaccato. Bene, bene. Portiamo a casa anche l'ultima sessione? Che dici? Sì. Dai, che poi mi devo fermare qualche mese che mi arriva la nuova bimba. Sì, mi raccomando, qualche mese. Qualche mese, sì. Ma sei in buona compagnia tanto, dai. Sì, ma qualche mese. Ma no. Almeno 2-3 mesi mi rilascio, mi ambiento. Dai, che arriva la mia piccola nuova. E poi vedrai che per primavera torno in bomba. Comunque vado a salutarti. Assolutamente. Ma verrò anch'io a salutarti, sai. Verrò anch'io a salutarti, non vi lascio da soli. Mettiamoci in pesca. In tutti questi anni abbiamo risposto a centinaia delle vostre domande, dato consigli e risolto alcuni dubbi, ma non ci siamo mai soffermati su quello che per noi è Grimax. Cos'è Grimax Catfishing? Come spiegarlo, ragazzi? È un colgo questa occasione, che ovviamente è un video di fine anno, per spiegarvi ancora una volta cosa vuole essere Grimax. Intanto siamo due persone normali come tutti, inesperte, impacciate, credo alla portata di tutti, e Grimax vuole essere questo, un canale YouTube alla portata di tutti. In questi anni ci avete visto fare rig, video di pesca, self made, ci avete visto fare molte cose. Abbiamo spaziato veramente molto in questa disciplina. Questo perché volevamo portarvi un'informazione inerente a questa pesca. Un'informazione che noi tempi indietro abbiamo visto che mancava e abbiamo deciso di provare a dare queste informazioni che siamo veramente alla portata di tutti, perché sono informazioni fruibili tranquillamente dalla persona inesperta, magari anche la persona quella più esperta, che ovviamente magari può essergli sfuggito qualcosa, perché c'è sempre da imparare. Quindi noi sostanzialmente non vogliamo, come detto all'inizio del canale, insegnare nulla a nessuno. Ci limitiamo semplicemente a divulgare una sana informazione, sperando ovviamente che sia gradita da tutti. Cri vi ha spiegato che cos'è Grimax per voi, ma cos'è Grimax per noi? Grimax è un modo di evadere da quella che è la routine quotidiana. Per noi Grimax, oltre che essere, tra virgolette, un secondo lavoro, perché comunque c'è tanto dietro e dopo vi spiegheremo anche qualcosa, ma Grimax per noi è veramente un liberare la mente da quelle che sono appunto le routine quotidiane: lavoro, casa, pensieri, bollette, macchina, tutto. Noi ogni volta che siamo in sessione, ragazzi, la testa si svuota, il corpo si libera dalle energie negative e c'è solo Grimax. Quindi noi amiamo questo mondo che si è creato grazie a voi, anche ovviamente a tutta la community che siamo riusciti a creare. Noi non riusciremo a stare in questo momento senza Grimax, sono sincero, perché Grimax rappresenta tante cose. Conoscere persone nuove ogni volta è fantastico, perché da queste persone poi impariamo anche tanto. Grimax è un modo per condividere anche altre cose oltre che la pesca, e poi comunque Grimax è anche un modo di provare tante nuove esperienze e provare tante nuove cose. E non nascondo che in questi anni appunto ci avete visto mostrarvi molti prodotti che ci sono passati per le mani, anche tramite alcune collaborazioni che appunto ci sono venute incontro. Quindi
il mondo Creemax non è solamente il semplice video che voi vedete ovviamente, ma è un qualcosa che gira veramente attorno a 360 gradi. Chi ci conosce, chi ha avuto modo di stare dietro la macchina fotografica, dietro la videocamera, vede veramente come ci comportiamo anche io e Cree nelle riprese di un video. Quindi, ma questo a noi ci rilassa, c'è qualcosa di speciale che siamo riusciti a creare e che ogni giorno si ingrandisce sempre di più. Quindi questo Creemax è per noi, diciamo. Noi siamo veramente felici che tutto questo stia crescendo sempre a dismisura e costante, ovviamente. E vi ringraziamo anche perché siete voi che comunque ci date la forza di andare avanti e di ingrossare sempre di più questo mondo che è chiamato Creemax. Spesso ci fate delle domande ricorrenti. Tra queste, una delle tante, è come ci chiedete aiuto su come partire con un canale YouTube. È una domanda un po' particolare, vi spiego il perché. Perché innanzitutto bisogna capire cosa volete, cosa pretendete da questa cosa qui. Noi non abbiamo mai preteso il successo, anche se magari qualcuno penserà il contrario. Noi non abbiamo mai preteso di avere successo. Noi speravamo di riuscire ad arrivare ad avere un forte pubblico per divulgare dei forti messaggi. Vi dico già che non è stato facile, perché ovviamente quando abbiamo cominciato 5 anni fa non c'era molto, e ovviamente anche a livello di tecnologia non c'era granché. Noi siamo partiti a fare dei video, come potrete vedere, basta che scorrete anche indietro tra i primissimi video, con veramente delle videocamere retro e pian piano da lì siamo passati a delle GoPro, poi con i telefoni, e siamo arrivati ad oggi ad avere dell'attrezzatura, diciamo, non professionale ma semiprofessionale. E arriva col tempo, ragazzi, perché deve crescere anche questa passione. Noi siamo di questa idea qui. A noi Creemax si completa tra pesca e video, è una fusione tra le due cose. Abbiamo unito la pesca, che è la nostra passione, a una cosa nuova che ci gratifica e completa il cerchio di questa cosa. Quindi pian piano siamo andati avanti, e man mano che andavamo avanti, man mano che crescevamo anche a livello di non dico professionale, però insomma alla forza di far video, ragazzi, le cose poi si imparano. Quindi è cresciuta anche questa voglia di andare sempre oltre, migliorarci anche lì, e speriamo di essere arrivati ad oggi ad avere una buona qualità video. Se lo confermate anche voi più di qualche volta, e vi ringraziamo. Anzi, ragazzi, se vi fa piacere, se vi potete fare piacere, possiamo anche dedicare un video proprio alla nostra attrezzatura. Quindi cosa avevamo, cosa abbiamo, e farvi un po' un check up di quello che utilizziamo solitamente per fare video. Quindi, ragazzi, questo è come siamo partiti, e ad oggi possiamo dire di essere soddisfatti, perché comunque col tempo ci siamo fatti un'attrezzatura che ci rendesse le cose anche più agevoli, più semplici, perché non è solo far video, è far video e pescare, quindi sono sempre le due cose assieme. Però ripeto, l'idea del canale YouTube, quella è la prima cosa in assoluto che dovete capire: cosa volete dai vostri video. Continuando il discorso che ha iniziato Cree riguardante l'apertura di un canale YouTube, che cosa c'è dietro a un video Creemax? Perché ovviamente siamo abituati anche a vedere altri video sul canale YouTube, su YouTube di tutte le grandi aziende, quindi loro ovviamente avranno sicuramente un modo di filmare magari diverso anche dal nostro. Che cosa c'è dietro i nostri video? Beh, innanzitutto non è per scoraggiare, ragazzi, ovviamente, anzi siamo ben contenti se anche voi riuscite a crescere, e per qualsiasi cosa chiedeteci pure. Cosa c'è dietro un video? Innanzitutto
ci facciamo una scaletta, io e Cri. Una scaletta che non è un copione, ma è solamente un pezzo di carta dove ci scriviamo di che cosa vogliamo parlare oggi. Perché come vedete nei nostri video, cerchiamo di non renderli uguali, ma su ogni video c'è sempre una piccola chicca, c'è sempre un qualcosa di nuovo da mostrarvi. Quindi su questo pezzo di carta bianco noi scriviamo quelli che saranno i punti focali, i focus del nostro video che andremo a fare. Dopodiché iniziamo a girarci un po' attorno a questi punti salienti, ok? Quindi per assurdo dobbiamo parlare del dipper, ok? Ci è stato inviato, lo facciamo vedere, tutte queste cose qua. Dopodiché cerchiamo di strutturare un po' il video che vada ad assecondare quello che è l'argomento, che è il dipper. Quindi cerchiamo di farvi vedere delle immagini della lettura del fondale, vi facciamo vedere che si può attaccare e si può usare su un barchino, vi facciamo vedere che si può usare con la canna, vi spieghiamo i dettagli dell'applicazione. Cioè, come vedete, tanti argomenti che vanno a condire sempre il punto focale che era il dipper. Questo è quello che è la preparazione. Ovviamente c'è la scelta dello spot. Dove andiamo a fare quel tipo di video col dipper? Su che spot andiamo? Non andiamo di certo a farlo sul Po, perché comunque è molto complicato farlo lì. Quindi scegliamo uno specchio d'acqua magari ferma, oppure un lago, un ticket lake, tutte queste cose qua. Quindi altro punto che dobbiamo andarci a segnare. Dopodiché ovviamente la sessione ci deve anche venire incontro, quindi arrivare magari alla cattura del pesce grazie tramite l'utilizzo del dipper, tutte queste cose qua. Quindi dietro a un video c'è una preparazione da parte mia e da parte di Cri. Dopo ovviamente nel post video c'è l'altro lavoro, che è quello che appunto porta via tanto tempo, ovvero la creazione del video intero. E qui ovviamente Cri è esperto, perché è lui che monta i video, io sono un po' la mente, lui è il braccio, abbiamo sempre detto. E è duro come lavoro, però ripeto, non voglio scoraggiare nessuno, perché bisogna pian piano imparare anche queste cose per poter mandare avanti un canale. E anche noi negli anni ci siamo resi conto, abbiamo preso degli accorgimenti, siamo cresciuti anche in questo, e oggi siamo un po' quello che siamo. Nessuno ovviamente, ma nel nostro piccolo sappiamo che voi che siete la nostra community ci vedete appunto come due persone. Questo lo conferma anche quando vi troviamo e ci parlate, non sto parlando così a caso. Siamo due persone che possiamo aiutarvi, ed è quello lo scopo fondamentale di Crimax, che oltre che aiutarvi anche nella pesca, vi aiutiamo anche magari in questa piccola cosa che può essere aprire un canale YouTube. Quindi tutto qua ragazzi, questo è, come dicevo prima, il mondo Crimax a 360 gradi. Ovviamente non è tutto oro quello che luccica. Voi vedete il video ovviamente finito, vedete il video editato, ve lo guardate, 20, 30, 40, un'ora, quello che è. In realtà ragazzi abbiamo avuto dei veri problemi più di qualche volta, problemi dovuti a cose normali quali il meteo, che ovviamente ci ha fatto rinunciare a parecchie sessioni, problemi legati proprio alle sessioni stesse, dove magari volevamo, noi abbiamo pubblicato già diversi video dove non facevamo catture, però in alcuni video serviva la cattura, quindi ovviamente ci sono stati dei momenti dove non abbiamo fatto il video. Però ragazzi, abbiamo entrambi un'età dove abbiamo famiglia, abbiamo figli e ovviamente lavoriamo, e il tempo per la pesca è veramente poco. L'abbiamo sempre detto, veramente noi abbiamo veramente poco tempo. Questo tempo dobbiamo sfruttarlo al meglio, dobbiamo dare il 115% per riuscire a crearlo anche in poco tempo. Sono capitate sessioni dove abbiamo fatto dei video in un'ora e mezza. Una di queste è lo zig rig regolabile. In quella sessione lì Max ha avuto dei problemi, siamo arrivato molto in là con l'orario e abbiamo girato quel video in un'ora e mezza molto scarsa. E per i nostri colleghi youtuber
che guarderanno questo video capiranno cosa vuol dire fare un video in poco tempo, se mai gli è capitato. Noi non abbiamo questa fortuna di fare sessioni da 2 o 3 giorni, abbiamo sempre ore a disposizione, e quando abbiamo ore e in queste ore sorge un problema, il tempo si cala notevolmente. Quindi abbiamo avuto delle sessioni dove veramente ci siamo messi molto molto alla prova. Fortunatamente io e Max abbiamo un'amicizia che dura da anni ormai, abbiamo un rapporto un po' particolare, nel senso che buttiamo fuori tutto sempre, senza peli sulla lingua, sempre diretti. Questo ci dà la possibilità di essere sempre noi, ci dà la possibilità di dirci quello che pensiamo senza provare nessun risentimento l'uno con l'altro, e di conseguenza questo è quello che ci porta sempre ad andare avanti e non avere mai intoppi a livello personale. Credo che questa cosa possa esistere solo se fossimo in due. Da soli non credo sarebbe la stessa cosa, quindi questi sono alcuni dei problemi che sono nati appunto nel corso di questi anni. Ce ne sono stati altri ovviamente, però ragazzi, non è sempre facile riuscire a dare un contenuto, non è sempre facile organizzarsi, in particolar modo quando questa non è la cosa principale. Per noi c'è la famiglia, c'è il lavoro e poi c'è questa cosa, quindi è difficile. Noi andiamo sempre avanti perché siete voi che ci date quella benzina per andare avanti. E poi ragazzi, ci piace, noi siamo 2 bambini, anche se a volte non lo sembra, ma a noi piace veramente pescare, piace questa cosa qui, e cercheremo di portarla avanti fin tanto quanto sarà possibile. Quindi questo è quello che ci auguriamo, perlomeno. Bene ragazzi, allora, sessione, anzi video, perché non era una sessione questa, era proprio un video dedicato a questi argomenti che abbiamo trattato. Video finito, per me si chiude il 2023 e si chiude per un qualche mese un po', si ferma più che si chiude la pesca, ragazzi, perché fra poco, a breve, diventerò papà per la seconda volta di un'altra bambina, quindi mi dovrò fermare giustamente, come vi avevo detto nel video precedente, e non vedo l'ora di conoscere la mia seconda bambina, e quindi lascerò tutto il peso di Crimax sulle spalle possenti di Cri, che manderà avanti il canale, ma io lo verrò a trovare nelle sue sessioni, sicuramente mi rivedrete a sprazzichi e bocconi, così andremo anche a trovarlo, mi verrete a trovare a casa sicuramente, però mi prendo un po' di pausa perché appunto voglio vivere questo momento. Anzi, ti verrei a trovare proprio in occasione, prima vi accennavo ragazzi, esatto, chiediamo se vi accennavo prima che appunto, se avete piacere che vi mostriamo come ci siamo organizzati noi, sì, in ambito sì, video, audio video. Luci e quant'altro. Sì, perché io che seguo la parte Instagram, tu sei quello un po' più di Facebook, ricevo tantissime richieste: che faro avete, che microfono avete, ma che videocamera usate, ma cosa usate? Insomma, le domande sono tante, ragazze, quindi se avete piacere, esatto. Prendiamo l'occasione, andiamo a trovare Max a casa, ci chiudiamo giù nella tana del lupo e cerchiamo di creare questo contenuto video. Se vi fa piacere, ditecelo nei commenti, però ragazzi, dobbiamo un po' capire se la cosa vi interessa o meno. Scriveteci sui social, insomma, altrimenti lo facciamo lo stesso. Esatto. E basta, quindi questo 2023 si conclude così, con una piccola riflessione da parte nostra in questo video su quello che è veramente Crimax, perché tanti a volte
magari chi apre per sbaglio uno dei nostri video non è che giudica, però anche perché non è questo il nostro lavoro, che stiamo male la sera e non dormiamo, però giudica un attimo perché pensa che quello che facciamo a volte sia solamente un fate la marchetta, fate la pubblicità. Chi ci segue da tanto, e tanti lo sanno, esatto, chi ci segue da tanto sa che tutto quello che ci passa per le mani, ragazzi, che sia anche un sassolino magico, noi ve lo facciamo vedere, perché è come se fosse diventata la nostra missione dal primo giorno che abbiamo aperto il canale YouTube. E come ben sapete, essendo un canale di informazione, esatto, ovviamente noi peschiamo ovunque, ragazzi. Esatto. Quindi non abbiamo il pallino della Libra, il pallino della Pago, a noi piace pescare. Sì. Piace dare un'informazione. Anche perché la pesca è divertimento. Quindi, ci vedrete un po' dappertutto, ragazzi. Sì. Mi dispiace, mettetevela via i fanatici di una cosa o dell'altra, però noi siamo fatti così. Esatto. Siamo esatto. Due bambini che ancora hanno voglia di divertirsi in questa pesca, non ci siamo mai fossilizzati, esatto, in qualcosa, siamo sempre stati con le menti molto, sì, aperte. Questo perché? Perché volendo darvi un'informazione in questo mondo, dobbiamo essere mentalmente aperti a un po' a tutto. E perché, come ho detto prima, qualche minuto fa, per me, per noi, per te, Crimax è uno svago, un qualcosa che ci libera la testa. È la nostra valvola di sfogo. Quindi, ovunque noi saremo, ovunque noi pescheremo, per noi saranno momenti di pura tranquillità e adrenalina. Perché Crimax a noi trasmette questo. E vogliamo andare avanti tanto, tanto, tanto. Fin tanto che andremo avanti, ragazzi. Detto questo, ragazzi, da Max, anzi da Cri e Max, per ora è tutto. Da Cri più avanti, ovviamente, mi ha già detto dove andrà a fare qualche sessione, sarà accompagnato, quindi non lo lascerò da solo, ma io ho già messo in qualcuno che ve lo copre, diciamo, un pochettino in mia assenza. Siamo, sì, la fase organizzativa, anche qui vedete, ragazzi, non è proprio così semplice organizzare tutto. Esatto, però Crimax va avanti, ragazzi, e io vi saluto adesso. Ci rivediamo verso inizi primavera, metà primavera, vediamo, mi prendo il mio tempo, non voglio avere fretta di tornare, anche perché la famiglia, come diceva anche Cri, viene prima di tutto. Quindi quando torno, torno. Ciò non toglie che farò degli scamponi a trovare lui e quindi mi vedrete, vi saluterò e vi dirò se sto bene, se sono sopravvissuto. Poi ragazzi, ovviamente una volta che nascerà la bimba di Max, cercherò di aggiornarvi, quindi... Però sì, io poi la notizia poi che... Beh, un post lo farò da qualche parte, dai. Ragazzi, da Crimax Car Fishing è tutto. Se non ti sei ancora iscritto, tu che ci stai guardando, iscriviti perché ti ho visto che non ti sei iscritto. E ricordati che è gratis. Esatto. Ci vediamo o lo vedrete nel prossimo nuovo video. Per il 2023 è tutto. Signori, alla prossima. Ciao, ciao ragazzi!